Carissimi studenti, ben ritrovati. Prima cosa, perdonatemi per la qualità di questo video. Lo faccio con una webcam, lo faccio a bassa voce anche perché è tipo l'una meno 20. Sì, l'una meno 20 di notte. La bellissima genialata di organizzare questo torneo nel pieno del Comic-Con mi costringe a fare ciò. Ma comunque a voi non me ne frega un cazzo della qualità del video, lo so benissimo, stiamo facendo un cazzo di torneo, l'unica cosa che volete sapere è chi minchia devo sfidare. Ora ve lo spiego subito. Prima però una cosa. Porca troia, le sfide, sapete organizzarvele tra di voi? Cioè io ho fatto tutto un primo turno a organizzarvi io le vostre sfide. Ma che palle, vi ho detto che devo organizzarvele tra di voi, non è possibile che ogni volta dovete venirmi a fare, senti, puoi contattarmi a questo qua perché no, a me non mi risponde, quindi io non venitemi più a chiedermi di contattare io i vostri sfidanti perché non lo faccio. Sapete benissimo come contattare i vostri sfidanti, quindi fatelo, punto. Detto questo, il primo turno si è concluso con molta fatica. Il secondo turno spero che sia molto più scorrevole, molto meno tedioso, sia per benessere mio che vostro. Cerchiamo di farlo, di renderlo più scorrevole. Ok? Senza fare effetti fighi con musiche sottofondo così, che tanto non ve ne frega un cazzo. Ecco le sfide del secondo turno. Prismatic 98 contro Julie 123. Power Drago 00 contro Crixon 98. Ultima volta ho sbagliato a dire Grixon, no, è Crixon 98. Perdonami, caro. Full Moon 26 contro Tao Axel. Genkou contro Nerkatal. Electro contro Simone 27296. Mister Vreo contro Pokémon King 95. Mickey contro Eryman. E Mythix X contro Luxor 33, non 33. Perché quello ogni volta fa la valla. No, c'è 33, non 33. Ma vaffa. Quindi, miei carissimi e gioiosi e tranquilli studenti, avete 5 giorni di tempo per fare le vostre sfide. Già sapete tutte le regole, non c'è bisogno che ve le rispieghi. Vi aggiungo solo una cosa. Nei video non vi ho mai specificato che dovete usare un solo team per tutto il torneo, perché semplicemente non siete obbligati ad usarlo. Questa è una cosa banale per chi già ha fatto tornei, perché è, diciamo, una regola, anche se non è una regola, in verità è semplicemente un'omissione che si fa in tutti i tornei su Showdown, ovvero si possono usare quanti team si vuole e si può anche modificare il proprio team come si vuole tra un incontro e l'altro. È normalissimo, si può fare, siamo su Showdown, non ce ne frega un cazzo. Dopotutto, stando alle nostre regole, stando a quello che abbiamo già detto, nessun team è immortale, quindi qualsiasi team si utilizzi, le sfide rimarranno sempre equilibrate. Per una semplice logica anche, non c'è bisogno di specificarvelo. Quindi usate tutti i team che volete. Volete modificare il team per il secondo turno? Potete farlo. Se avete un altro team, potete farlo. Tranquilli. La cosa che vi volevo dire, anche per chi magari non lo sapeva. Scioltissimo. Non c'è bisogno di dirvi nient'altro. 5 giorni di tempo per fare le vostre sfide. Se dovete sempre mandarmi il link di replay, questa volta mi incazzo se non me lo mandate perché usate due persone, che ve lo dico proprio, usate Pokémon King 95 e Luxor33 che non mi hanno mandato il replay delle sfide. Per stavolta vi ho fatto passare. Per la prossima volta, se vincete e non mi mandate il link del replay, vi butto fuori. Non me ne frega niente. Principalmente i replay ho notato che me li manda la gente che vince, però ho notato che me li manda anche perdere, insomma. Non è che mi interessa. Però chi si prende la responsabilità di mandarmi il replay e poi non me lo manda, lo escludo completamente dal torneo. Che si tratta di passare al turno, si tratta di un ripescaggio. Non mi interessa. Vi ho chiesto di mandare veri replay per un motivo, per controllare che le vostre sfide si siano svolte correttamente, senza nessun intoppo. Mo' vado a dormire perché sono distrutto, domani c'è il secondo giorno di Comic-Con, quindi, miei cari studenti, ci rivediamo tra 5 giorni con l'inizio del terzo turno. Ciao a tutti!